guardo spettatori. Assunzioni, molte ancora le incertezze. La buona scuola di Renzi Giannini si sta rivelando una scuola alla buona, così si legge sul sito della Gilda degli Insegnanti. Infatti, molti docenti iscritti alle GAE stanno valutando la possibilità di non presentare le domande per partecipare alle fasi B e C, perché da un'interpretazione letterale della legge si può evincere che rimarranno in vigore le GAE nelle graduatorie non esaurite, e ciò consentirebbe ai precari di partecipare alle future emissioni secondo il solito doppio canale. La Gilda e tutti i sindacati hanno chiesto al MIUR un chiarimento urgente prima del 28 luglio, data di inizio della procedura richiesta a Polis, ma il MIUR tace. Presto su Gilda TV un intervento su questo argomento di Antonio Antonazzo, responsabile dei precari della Gilda. La settimana scorsa i responsabili politici dei 5 sindacati, accompagnati dai rispettivi uffici legali, hanno iniziato una serie di incontri per la costituzione di un comitato unitario per indire un referendum abrogativo di alcune parti fondamentali della legge 107/2015, convinti che solo un'azione unitaria di tutte le forze dell'associazionismo sindacale e politiche, sostenute da una solida consulenza giuridica nazionale, può garantire la vittoria di questa battaglia contro la nuova riforma della scuola. La linea a Giuseppina Gagliardo. Buongiorno da Gilda News. In questa settimana una delle polemiche più accese sviluppatosi nel mondo della scuola è quella relativa all'articolo apparso 3 o 4 giorni fa sul quotidiano L'Unità, erano stipendificio. Ovviamente i docenti non ci stanno a questa forma di denigrazione e invitano a osservare e a denunciare ben altri stipendifici, quelli relativi a degli ambiti, molti ambiti conosciuti nei quali si sviluppa il malaffare e l'imbroglio. Ed ora passiamo al piano straordinario dell'assunzione per le missioni in ruolo per l'anno scolastico 2015-2016 previsto dalla legge 107/2015. Il 16 luglio è stato pubblicato il bando che riporta le procedure che saranno adottate per le assunzioni in ruolo. Ecco come funzionerà. Le domande potranno essere presentate dai docenti dalle ore 9 del 28 luglio 2015 alle ore 14 del 14 agosto 2015 attraverso il portale Istanze Online del MIUR. Il Ministero ha intanto attivato però un servizio di supporto e assistenza attivando le FAQ e l'assistenza telefonica. La fase B a livello nazionale interessa tutti gli iscritti in GAE e nelle graduatorie del concorso 2012. Potrà parteciparvi solo chi presenta domanda. In esse bisognerà indicare, in ordine di preferenza, tutte le province italiane, pena l'esclusione. Sarà un sistema automatizzato a fare la scelta in base all'ordine di preferenza e al punteggio. Il docente può accettare o rifiutare la proposta e, in caso di rifiuto, perderà la possibilità di ricevere altre proposte. Arriva quindi la fase C, l'ultima, dove verranno assegnati 55.258 posti ai docenti che formeranno il cosiddetto organico di potenziamento, sempre tra quelli che hanno presentato domande. Grazie Giuseppina, da Gilda TV un saluto e arrivederci a presto.